Si chiama Sergio, è di Torino e di professione fa il sindaco. È stato selezionato per il talento che ha dimostrato nella delicata questione della Fiat. Preoccupato per il futuro dello stabilimento di Torino, ha incontrato Marchionne e gli ha strappato la risposta rassicurante: tranquillo, ho una soluzione in serbo. Ed è appunto in Serbia che l'amministratore delegato ha trovato una soluzione. Ancora vediamo tutti i partiti della carriera di Chiamparino. C'è il Partito Democratico e poi c'è il partito all'estero. Per finire, vediamo Chiamparino che rassicura gli operai. Tranquilli, mi occupo io della Fiat, disse, e la Fiat finì in Serbia. E mi permettevo di dire all'onorevole Di Maio che io ho fatto 10 anni il sindaco a Torino, ho fatto anche delle parole ma ho fatto dei fatti, possono essere giusti o sbagliati, piacere o non piacere, ma certamente ho fatto più fatti che parole, i torinesi credo lo sappiano. E così ricordiamo che sta per fare un'altra campagna elettorale, che qui è propedeutico questo ricordo anche forse. Chiamparino. Comune più indebitato d'Italia, Torino. Tra solo questo. Dice Di Maio, il comune più indebitato d'Italia perché ha fatto investimenti, caro Di Maio. Ah, ecco. E lei sa benissimo che fare la metropolitana o la fai a debito o non la fai. E, però è anche il comune, fra i grandi comuni, che ha la spesa corrente per acquisti e per personale inferiore della metà al fabbisogno standard a cui avrebbe diritto, mentre deve Roma e colmare Napoli il debito, ce l'hanno il doppio, deve colmare il debito creato, questo è il problema. Quindi parlare di amministrazioni comunali e di buoni amministratori condominiali, io sinceramente non li ho visti neanche al nord, giusto perché qua ricordo che comunque Torino è il comune più indebitato d'Italia, considerando pro capite, 5 miliardi di euro di debito, vuol dire assolutamente fatti niente, con le Olimpiadi, sì, con i cantieri, infatti per una cosa che ha rilanciato la città, perché vede disastrose, vede il debito, abbiamo l'eredità di tutti gli impianti, assolutamente.